Minsky. Posso aiutare? Sto morendo. È necessario. No. È troppo tardi per me. Devi riportare queste informazioni a casa. Fai sapere che non è stato tutto invano. Posso aiutare? Riporta le informazioni a casa, gli disse il capitano. Ma come? Così cominciò il viaggio dell'androide Minsky. Era un prototipo, un modello unico, creato per osservare e registrare. La sua programmazione era ancora incompleta. Un bambino, in poche parole. Da piccoli inizi sorgono grandi cose, pensò l'androide Minsky. L'energia divenne materia, la materia divenne vita. Da batterio ad ameba, da ameba ad anfibio, da anfibio a uomo. Vivono e muoiono in numero troppo alto da calcolare. Orfano e solo, viaggiò sulla Terra mentre passavano i secoli, i millenni. Un essere in cerca di significato. Ogni 100 anni doveva fermarsi per ricaricarsi. In quelle ore era vulnerabile agli attacchi. Tienilo fermo! Posso aiutare? Tienilo giù! Posso aiutare? Sebbene i suoi sensori registrassero dei dati, i numeri avevano perso di significato. Distaccato, guardava le civiltà sorgere e cadere. La speranza diventare disperazione, diventare speranza, diventare disperazione. Di tanto in tanto la tecnologia gli permetteva di inviare informazioni al suo mondo, ma non c'era più nessuno a rispondere. Posso aiutare? E poi, un giorno, accadde qualcosa. Posso aiutare? Unità MNSKY. Posso aiutare? Noi, la Federazione dei Pianeti Uniti, vogliamo onorarti per i tuoi servigi. Abbiamo scaricato il tuo registratore dati e abbiamo scoperto che sei stato operativo per 2,38 milioni di anni. Noi crediamo che con ciò tu sia l'essere senziente più vecchio della storia dell'universo. Tu hai visto la nascita di pianeti, la morte di mondi. Hai cavalcato la coda di una cometa, hai viaggiato fino al cuore del sole. I tuoi dati ci aiuteranno a decodificare ogni singola fibra dell'universo. Posso aiutare? Tu hai aiutato, mio metallico amico. Ma ora che i tuoi servigi sono stati espletati, è arrivato il tempo che tu spenga te stesso.
Posso aiutare?